Nel mio viaggio in Trentino non poteva mancare un salto alla Coop Superstore di Trento. Mi aspettano per mostrarmi delle specialità tipiche e inaspettate. Noi abbiamo dalle materie prime ai salumi tipici, formaggi tipici, vini, grappe e anche i primi piatti trentini che sono una novità. Questi sono i canederli. I famosi canederli trentini. È un prodotto che negli anni è stato riscoperto come tanti altri prodotti locali e questa azienda ha avuto il merito di presentarli in una certa veste con una qualità di un certo tipo. Valsugana Sapori, l'azienda Lotto di Scurelle presenta il prodotto. Vado a vedere come si realizza. Vedrai che sarà una visita interessante e ti porterai via un pezzettino di Trentino. Il canederlo, proprio per anche gli ingredienti con cui viene fatto, è legato alla tradizione popolare locale. Se pensiamo all'ingrediente principe è sicuramente il pane raffermo, proprio perché i contadini, poveri di una volta, non avevano a disposizione molto denaro per poter comprare ingredienti costosi e quindi vedevano di riciclare tutto quello che avevano in casa per proporre dei piatti un po' diversi dal solito. In questo momento poi ci troviamo nelle cucine dell'azienda Lotto, perché Valsugana Sapori non è un'azienda improvvisata ma si fonda sull'esperienza più che ventennale dell'azienda Lotto. Infatti ci occupiamo di rifornire mense sia scolastiche che aziendali e per molti anni ci siamo dedicati anche alla ristorazione in occasione di banchetti nuziali ed eventi in generale. Noi abbiamo cercato di arricchire poi le varianti con diversi ingredienti, quindi oltre ai canederli trentini a base di speck abbiamo anche quelli agli spinaci, ai formaggi e al radicchio. E ci sono poi anche gli spezzini che vengono fatti con un impasto molto, molto diverso, molto più leggero, classici nella variante agli spinaci. Abbiamo però proposto anche altre varianti quali la pasta fresca all'uovo e gli spezzini tricolori. Siamo in pieno Trentino, alle pendici del Lago Rai, in Valsugana, e qua vi ho preparato un po' di prodotti tipici del territorio. Questi sono gli spezzoli e in questo caso li ho spadellati con un po' di speck e ricotta. Poi i canederli. Questi sono i canederli con il radicchio. In questo caso li ho fatti semplici, proprio tranquilloni, con un po' di formaggio a scaglie e il burro fuso di malga. Poi i canederli in brodo, questi con un buon brodo di carne, sai, fai un po' di, sai, del pollo, un po' di manzo, lo metti su, lo fai bollire un attimino, lo insapori con un po' di carota, un po' di sedano, così anche il brodo che è molto buono, e ci cuoci direttamente il canederlo.